Che film vedranno? Beh, intanto vedono un sequel. Esatto. Come si dice, come dicono gli anglofoni, un seguito. Il primo, Come un gatto in tangenziale, è stato un successo inaspettato. Anche questo è andato molto molto bene. Anche questo è andato bene, ma il primo ha fatto 10 milioni di euro, mi pare. Che... Per noi essere qui, insomma, è importante. Abbiamo, ecco, consolidato un qualche cosa che è iniziato l'anno scorso con una serata, quest'anno tre, perciò l'impegno è cresciuto e avremo sempre questa piccola chiacchierata che precede il film, che però è una chiacchierata importante perché non solo ci fa entrare dentro al film, ma proprio dentro al cinema, perché si parlerà di cinema a 360 gradi, si toccheranno tanti argomenti, tante questioni anche delicate, insomma, che il cinema sta vivendo in questo periodo. Perciò, insomma, per noi è veramente essere qui importante, direi che è veramente un bel privilegio per Poggio Mirteto, per Grande Cinema Italiano. E aver rafforzato queste giornate, questo rafforza anche questo filo rosso fra Poggio Mirteto e la città di Rieti, che per noi è molto importante perché oltre ad essere il nostro capoluogo però è anche la cultura che unisce i territori, quello che sta facendo poi la Fondazione Varrone, che ha fatto sempre in questi anni ma che sta sul quale sta puntando anche in questo momento, di mettere in rete tutte le varie esperienze culturali che ci sono a partire dalla città di Rieti e anche in Sabina, in un grande evento come questo di San Giorgio. Dopo Il gatto in tangenziale di Riccardo Milani ci sarà L'Arminuta, che è anche un film particolarissimo che è stato girato in Sabina, a Montopoli di Sabina. Noi avremo il piacere di avere qui uno dei due produttori, Sbarigia, e l'aiuto regista, che è un giovane aiuto regista, Tommaso Burbuglini, anche lui della Sabina. E il film è molto bello, tratto da un libro importante, perciò è anche, come dire, una chicca forse, cioè queste tre giornate qui a Rieti sono veramente un po' una chicca del cinema italiano. E chiudiamo con il documentario Django e Django di Luca Rea e Steve Della Casa, con il quale ripercorrono il western all'italiana di Corbucci, e poi ci sarà questa bellissima intervista esclusiva di Quentin Tarantino, che impreziosisce proprio tutta la visione, tutto il documentario, insomma tutto il prodotto cinematografico.